Senatore Calderoli, che cosa ne pensa di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica? Ma a me sembra proprio il simbolo della Prima Repubblica, di un passato che non tornava più. Invece ci siamo ritrovati in piena democrazia cristiana. Fra l'altro una persona che all'interno della Corte Costituzionale giusto 10 giorni fa ha dichiarato illegittimo il nostro referendum sulla legge Fornero e quindi un intervento che sarebbe andato a favore dei pensionati, dei lavoratori e delle fasce più deboli. Quindi io non voterò mai una persona che viene dalla Democrazia Cristiana e oggi sostenuto dalla sinistra più radicale, dal PD. Secondo lei Berlusconi è stato preso in giro da Renzi? Assolutamente, ha fatto la figura del pollo, gli ha dato la legge elettorale, la riforma costituzionale e poi adesso si è visto scippare anche la possibilità di intervenire sulla scelta del Presidente della Repubblica. Cioè proprio un pollo totale. Ma secondo lei il patto del Nazareno è definitivamente morto oppure no? Ma guardi, nei giorni scorsi avevo detto rispetto ad Alfano resisterà 3 o 4 minuti. Berlusconi resisterà 3 o 4 giorni, ma poi dopo ritornerà a Canossa e si piegherà ancora una volta a Renzi.